Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Un attimo che sta quel rompicazzo dell'antivirus. Oh, l'ho tolto. Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso vi volevo parlare dei cartoni animati di YouTube. Anche se sono uscito un po' fuori traccia, io di solito parlo sempre di misteri in questo mio canale. Allora, i cartoni su YouTube sono tanti e hanno tutti lo stesso significato. Andiamo per ordine. Tutti noi conosciamo Laurence Annoying, Arancia Annoiata, quella che dice: "Ehi Mela, ehi Mela, lo sai che sembri così fruttoso?" Che poi finisce sempre che l'interlocutore, o la mela, o che sia la pera, ma mai essa stessa, vengono ammazzate da un coltello. Con questo poi non ho finito. Vengono sempre ammazzati da un coltello, fanno sempre questa brutta fine. Ci sono anche altri cartoni animati che hanno qualcosa di simile, come ad esempio quello dell'unicorno. Aspetta, si chiama questo unicorno Charlie. Charlie l'unicorno è molto conosciuto, andatelo a vedere, è anche molto carino. Ci sono tanti episodi che non so se si sta registrando. Qua c'è la scritta del triangolino col punto esclamativo sulla freccia. Allora, Charlie da Unicorn ha una sua morale, che è quella dell'amicizia, quella del voler viaggiare, osservare tutto con i propri occhi, anche vuole fare sempre i soliti pisolini pomeridiani, e proprio mentre sta riposando che vengono gli altri unicorni a rompergli le scatole, che lo costringono ad una vita attiva, quando invece Charlie da Unicorn vorrebbe fare una vita serena, sembra riposare. E chi non conosce il carissimo e simpaticissimo Salad Fingers, un ragazzo solitario, pelato, con tre dita per mano, tre dita molto lunghe, che questa delle sue perversioni, come ad esempio dialogare con dei cadaveri, invitarli a cena o mangiare qualsiasi schifezza, e quello che tutti sanno su Salad Fingers, che ama molto toccare i cucchiaini arrugginiti per avvertire un poco di orgasmo, per poter godere della sua inutile vita solitaria, che poi è molto tenero e molto dolce. Lo metterò nella classifica tra i personaggi di fantasia più adorabili nel prossimo video. Questo è Salad Fingers, considerato il cartone animato più la parola, non mi viene in mente quella parola particolare di cui più malinconico, il più malinconico tra tutti i personaggi, tra tutti i cartoni animati, è proprio Salad Fingers. Disperato e solitario, cerca l'amicizia ovunque, tra i bambini alieni, tra i cadaveri sottoterra e tra le piante, vuole disperatamente trovare amicizia. E poi c'è un altro cartone animato che io ho trovato schifosissimo. Questo cartone animato, non Salad Fingers che mi sta simpatico, ma quelli dell'Albero Allegro, gli amici dell'Albero Allegro. Quel
Happy Free Friends, che apparentemente sono tanti orsacchiotti, tanti animaletti col sorrisetto e con lo sguardo dolce, tutti allegri, e poi fanno tutti quanti una brutta fine. È un cartone animato stupidissimo, quello del Happy Tree Friends. Sono tanti amici tra di loro, tanti animaletti, è un cartone animato volgare e schifoso, anche se dice meno parolacce di South Park, però ci sono molte più morti violente di Goldrake, Uforobot, di Mazinga e di tutti i manga giapponesi. Non mi raffermo a dire perché. Anche i manga giapponesi sono molto violenti, ci sono parecchie morti. Però, nei manga giapponesi è sempre il cattivo quello che muore. Così come nella Marvel, nella Warner Bros., è sempre il cattivo quello che muore. Però, in questo stupido cartone animato chiamato Happy Tree Friends, muoiono questi poveretti animaletti con lo sguardo dolce, con il sorriso sulle labbra, di morti atroci e lente, e anche molto molto dolorose. Cercate di non guardare mai Happy Tree Friends, perché provoca la morte oppure la stupidità psicologica. Mi può far diventare peggio degli emo, ma peggio degli psicopatici, che è quasi la stessa cosa. Questo cartone animato, Happy, cioè, non lo avrà nessuno, un abbraccio dal grammino.